Bentrovati con lo spazio informativo del pomeriggio. Respinto il ricorso per le due mamme di Anghiari, particolari in questo servizio. Il Tribunale di Arezzo, sezione civile, ha respinto il ricorso delle due madri, Luisa e Federica, così come lo abbiamo chiamate, per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe entrambe come madri. La vicenda è legata alla nascita di due gemelline nel giugno scorso, che sono stati concepiti con fecondazione eterologa, ma una delle due donne è stata sottoposta a fecondazione programmata e l'altra ha sviluppato la gravidanza ed ha poi partorito i due gemellini. Solo quest'ultima è stata iscritta all'anagrafe del comune di Anghiari come madre. Il sindaco Alessandro Polcri, che le aveva unite, aveva ribadito la legge è chiara e dunque noi non possiamo sostituirci ad essa. La causa era stata promossa proprio per questo aspetto. L'avvocato Ramona Borri ha rappresentato le due madri, ma il tribunale ha seguito l'articolo 4 4,3 della legge 40 del 2004. A questo punto, come ci ha raccontato anche l'avvocato, continueremo la nostra battaglia. C'è un vuoto normativo, sicuramente non lo può riempire il comune di Anghiari, come ha sottolineato anche lo stesso sindaco Polcri, non lo può riempire il Tribunale di Arezzo, ma di sicuro, sostiene anche l'avvocato Borri, si può fare una battaglia per cercare di addivenire poi ad una soluzione che per tutte le coppie che abbiano questo tipo di problemi possa davvero arrivare a evitare casi come questo. La battaglia dunque di Luisa e Federica continua. Il sottosegretario alle politiche agricole e alla sovranità alimentare Italo La Pietra si è confrontato con le categorie agricole aretine sui temi legati al settore. La richiesta del distretto florovivaistico è stata posta dalle categorie nostrane. Prima volta da sottosegretario ad Arezzo del senatore pistoiese Giacomo La Pietra, che si è incontrato con le categorie agricole in provincia in una iniziativa promossa dal consigliere regionale Veneri. Ritengo che Arezzo sia una provincia importante dal punto di vista agricolo nel contesto toscano, è una provincia in cui è molto variegata dal punto di vista delle attività agricole, ha tantissime potenzialità e quindi credo sia giusto approfondirle con i rappresentanti di categoria. Il tema del distretto florovivaistico è nell'agenda delle categorie. Adesso la legge quadro, purtroppo a causa della caduta del governo, è stata sospesa. Adesso la riprenderemo in mano velocemente in modo da poterla, speriamo, poterla approvare il prima possibile. Dopodiché, una volta che la legge è approvata, possiamo lavorare anche sul distretto florovivaistico qui della provincia di Arezzo, che credo sia anche questa una bella potenzialità da sfruttare. I prosciutti sintetici come si fa a mangiarli? Scusi, perché? No, no, guardi, noi non le posso garantire che il Ministero non, su questa partita dei cibi sintetici chiude completamente le porte, non c'è possibilità da parte nostra neanche di approfondirlo il tema, perché i cibi sintetici vanno proprio contro quello che noi abbiamo dato subito appena ci siamo insediati del segnale della sovranità alimentare, cioè noi vogliamo tutelare i nostri prodotti, i nostri agricoltori, i nostri allevatori e soprattutto vogliamo tutelare i consumatori con cibo sano, con cibo che sia sostenibile, ma non sicuramente fatto con i reattori nucleari. E domani, sabato 19 novembre, alle 16:30, la Sala Medicea di Palazzo Casali a Cortone ospiterà la presentazione del romanzo Fadia dello scrittore Sandro Cioffré. L'appuntamento organizzato dalla Fondazione Settembrini, sarà il vicepresidente Calderone a presentare il volume insieme a Fernanda Caprilli, critica letteraria. E non è passato all'esame del Consiglio Comunale di Arezzo ieri sera l'atto di indirizzo sul recupero dell'area ex Fonte Mura, ha bocciato anche un emendamento di Fratelli d'Italia, ma il sindaco ha aperto lo spiraglio. Il degrado è davanti agli occhi di tutti e non necessita di ulteriori commenti. L'atto di indirizzo proposto dai consiglieri del PD Alessandro Caneschi e Giovanni Donati ha avuto il merito di riportare l'attenzione in una delle aree più importanti di Arezzo, che da anni versa in condizioni di degrado progressivo. La montagna degli Aretini, Poti, era questo il grande sogno del sindaco Ducci, che fu tra i primi a investire proprio in quel luogo che doveva essere il rifugio verde non solo della gita fuori porta,
volta. Purtroppo non è andata così e tutte le attività che vennero attivate hanno fatto una fine ingloriosa. Nel dibattito in Consiglio Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento che è stato poi respinto. Ma più che altro ci spiace un po' di insipienza di chi si vanta di fare politica ad alto livello e poi non comprende l'importanza di un emendamento che avrebbe potuto far approvare un atto di indirizzo che, per quanto non cogente, comunque avrebbe dato una spinta in più al recupero di Fonte Mura. Ma la nota del sindaco Ghinelli apre uno spiraglio sulla questione. Ghinelli ha ringraziato i consiglieri di aver portato nell'aula il problema. Non ha nascosto che non sia di interesse la possibilità dell'acquisto dell'area ex Fonte Mura. Restano da valutare i costi della bonifica. Non si tratta solo di acquisire la zona per la bonifica da fare, il comune intende coinvolgere nel progetto anche la regione. Cerimonia di consegna del premio Tagete Etruria 2022, la Sala dei Grandi della provincia di Arezzo ha ospitato come di consueto la serata di premiazione. 24esima edizione del premio Tagete, la classifica finale è stata svelata, come è andata quest'anno? Quest'anno c'è stata tanta partecipazione sia per il premio Tagete che per il premio Etruria e la giuria ha lavorato a lungo, però ha stilato una classifica finale dove, per quanto riguarda il premio Tagete, è stata data la statuetta del Dio Etrusco per la narrativa a Dentro lo zaino di Jacopo Maccioni e per la saggistica a un'opera dedicata al Polifonico di Alfredo Grandini. Mentre per il premio Etruria, per la narrativa edita, ha vinto Alessandro Marchi con il romanzo Tu non ci credere mai. E infine per la poesia, il primo premio, a Stefano Vitale con la raccolta Si resta sempre altrove. La serata è stata allietata dall'esibizione dei giovani musicisti della Dima. Al professor Fausto Casi, ideatore del MUMEC, è stato poi conferito il premio Omnia per la produzione di testi letterari e scientifici. Ci sono tanti premi in giro che nascono, durano 2, 3, 4, 5 anni e poi scompaiono dalla circolazione. Questo ha, nel corso degli anni, raccolto ormai centinaia di autori. C'è una notevole presenza anche in crescita come qualità dei testi, notevole anche tra l'altro in questa coincidenza di un'edizione dedicata a Pierpaolo Pasolini, del quale appunto si celebra la grande qualità di intellettuale, ma in particolare proprio la valenza della sua poesia. E all'interno delle iniziative del premio per ricordare la figura di Pierpaolo Pasolini interverrà al Circolo Artistico alle 17.30 di questo pomeriggio la scrittrice Dacia Maraini. Due notizie sicuramente purtroppo non belle. La prima riguarda la morte di un giovane calciatore di 16 anni che si è sentito male dopo un allenamento. Notizia è proprio arrivata in questo momento in redazione ed è in corso di aggiornamento. Per i particolari vi riserviamo questa sera l'attenzione nella nostra edizione serale. Ci ha lasciato anche, per quanto riguarda il mondo sportivo retino, Dino Rossi all'età di 80 anni, il popolare Gancio, padre di Alessandro, attuale capo di gabinetto della questura ed ex comandante della polizia stradale. Rossi è stato un grande sportivo, ha fatto parte della dirigenza dell'Arezzo ai tempi della presidenza Terziani e poi è stato anche presidente del Vasari Rugby. Alla famiglia le nostre condoglianze. Per il mese di dicembre gli uffici ACI di Arezzo in via Signorelli resteranno aperti anche il sabato mattina. Un'estensione degli orari che consentirà a tutti i cittadini di avere una finestra in più per rivolgersi agli sportelli ACI. Per tutto il mese di dicembre la sede di via Signorelli 24 aprirà le sue porte anche il sabato mattina dalle 9 alle 12. Un orario comodo per permettere a chiunque avesse bisogno di poter fare un passaggio di proprietà, di pagare un bollo, di chiedere anche semplicemente un'informazione per quanto riguarda una sua vicenda che riguarda l'auto. In questo senso è un modo per avvicinarci anche all'utenza, è un modo per davvero di essere presenti in un giorno come il sabato nel quale per esempio qua è giornata di mercato e comunque si è fuori, in gran parte sono fuori dall'area di lavoro, quindi è un modo concreto dalle 9 a mezzogiorno per fare una pratica che alternativamente dovresti fare nei giorni precedenti. Si tratta di un test che, se avrà un riscontro positivo, potrà essere replicato anche in altri periodi dell'anno. È un periodo test, è il periodo di Natale.
e speriamo che questa esperienza possa avere un grande successo per poi poterla continuare in altri periodi dell'anno. Presentato ieri sera ad Arezzo il libro dell'ex ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli su Giovanni Falcone. Claudio Martelli è stato il grande protagonista dell'iniziativa promossa da Italia Agile Agorà. Il libro su Giovanni Falcone apre uno squarcio su uno dei periodi più neri della nostra democrazia. Giudice più capace, combattivo nel contrasto alla criminalità organizzata, quella di stampo mafioso in particolare, molto maltrattato dai suoi colleghi che gli resero la vita impossibile, lo disarmarono e lo esposero alla vendetta della mafia, ma anche molte ostilità le incontrò in un certo mondo politico, in un sottobosco che non ha una caratura politica, perché di volta in volta si è trovato contro magistrati tradizionalisti e magistrati iperprogressisti, sedicenti tali quantomeno. È d'accordo sul fatto che la permanenza di Falcone nella capitale sia stata la chiave di volta dei suoi problemi? Io lo chiamai a lavorare al Ministero della Giustizia, dove confezionammo un insieme di provvedimenti sia procedurali, norme processuali, sia anche sostanziali di riforma dell'ordinamento giudiziario, del modo in cui lavorano i giudici e dovevano lavorare in particolare quelli concentrati sulla lotta alla Cosa Nostra. Falcone ha lasciato una pesante eredità. È un'eredità scomoda. E scomodi sono anche quei colleghi che dopo averlo contestato in vita pretendono di erigersi a suoi eredi ora che è morto. Lutto anche a Città di Castello per la scomparsa di Pasquale Baruffi, insegnante e punto di riferimento della stampa locale. Per anni è stato il corrispondente della Nazione e poi del Giornale dell'Umbria. Un messaggio di cordoglio alla famiglia è stato inviato anche dal sindaco della città Tifernate, Luca Secondi. I funerali si svolgeranno domani mattina. Alla famiglia e anche al figlio Marco, che è stato nostro collaboratore, le condoglianze di Teletruria. E prima di chiudere ricordiamo gli appuntamenti di questa sera. Dopo il telegiornale delle 20.30 ci sarà TV Eventi. In questo numero si parla di come gli istituti di credito stanno approntando strumenti ad hoc per contrastare il caro bollette. Al termine potrete assistere in diretta al Club del Venerdì, il settimanale che Teletruria dedica al calcio di Serie A. La serata proseguirà con i Venerdì della Giostra. È tutto con il TG del pomeriggio. Prossimi appuntamenti alle 19.45 con il TG delle vallate, alle 20.30 l'edizione serale. Buonasera.